Ragazzi, benvenuti sul canale Borghese Dintorni. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi e lasciatemi un like se il video vi è piaciuto o vi piacerà. Ok, siamo qui con Space Corps, anzi Space Corps senza S, scusate, 2025-2300 anno domini. Questo è un gioco per cui ho portato un video di due chiacchiere, è un gioco di esplorazione spaziale, insomma ambientato nello spazio. Si tratta più che esplorare, sì, anche esplorare ovviamente, si esplora parecchio in questo gioco, ma si tratta di fare profitto dalle fabbriche e dalle industrie che andiamo a costruire nello spazio, e non solo da quelle. Si tratta di fare profitto, punto. I punti finali sono quelli del profitto. Faremo una partita in single player, perché secondo me questo gioco rende veramente bene single player. Ecco, spero che la luce si veda bene perché mi sembra un po' scuro, però non ho trovato posizionamento migliore per la mia fonte di luce senza fare, diciamo, delle brutte ombre o riflessi strani sul tavolo. Quindi speriamo che poi l'effetto sia buono, quando lo scoprirò solamente quando andrò a editare il video. Ok, allora, come funziona questo gioco? Beh, il funzionamento è veramente semplice, però è un gioco che ha anche una certa profondità. Come ho dissi nel mio video, è diviso in tre ere. Ora noi giocheremo l'era Mariners, che è indicata qua sulla mappa. Ogni era ha la sua mappa dedicata, questa cosa è molto molto carina. E, abbiamo qua la nostra mappa, diciamo fino alla zona di Marte. Ci sono dei corpi celesti, dei grossi asteroidi, le lune di Marte, Phobos e Deimos. Abbiamo il limite, questo limite qua è la cintura di asteroidi, con un segnalino di il primo che riesce ad arrivare oltre alla cintura di asteroidi, quello serve come bonus poi se decidiamo di continuare sulla seconda mappa, seconda era. C'è anche la cometa di Halley's, cioè è carino perché possiamo andare ad esplorare e costruire anche sulla cometa. E abbiamo la Luna ovviamente, la Terra con le basi, i punti di Lagrange. Non è che ci sono chissà quante cose in questa mappa. Quella successiva ovviamente è molto molto più densa, ci sono tutti i corpi del nostro sistema solare. Ok, poi qua abbiamo quella che viene definita dal gioco l'offerta, cioè sono le carte che si possono andare a prendere quando andiamo a effettuare un'azione di research. Quindi servono per rimpinguare la nostra mano. Qua abbiamo il mazzo che servirà per andare a sostituire le carte che verranno prese. Questo mazzo ha una costruzione, non è complicata, assolutamente non è complicata, però viene costruito in base al tipo di partite che andiamo a fare, e in single player è leggermente differente di quello che si fa in multiplayer. Questa qui è di quella di Too Many Bones, il tiradadi, ma io lo uso come coppa per pescare a caso le industrie del bot. Qui abbiamo una zona che serve appunto per il single player, il bot usa tutti i cubetti che non vengono utilizzati da noi e ha qua dei bonus. Qua abbiamo i tile delle discovery, delle scoperte, che sono quelle che poi si piazzano sulla mappa man mano che andiamo a scoprire i vari siti. Sempre qua nella prima era sono pochissimi, ma poi diventeranno veramente tanti nelle altre ere successive. E qua una comodissima leggenda della distanza già calcolata dalla Terra fino a tutti i punti che possiamo raggiungere. La distanza più lontana, l'Asteroid Belt, è 10. In questo gioco la distanza viene calcolata solamente usando le carte. Questo è il mazzo del bot, intelligenza artificiale. Lui userà questo mazzo. Ecco qua, genialata della single player. Quando si gioca in single player, il bot usa il mazzo dell'era successiva, però nell'ultima era usa il mazzo della prima era, quella che state usando voi. Lui usa una parte di queste carte che è dedicata proprio all'intelligenza artificiale e tutte le carte hanno stampato sopra. Questa è un po' una genialata di questo gioco. Poi qua abbiamo il tracciato dei contratti, che sono praticamente le missioni del gioco, risolvendo le quali noi abbiamo punti, che sono soldi, i punti sono calcolati in triliardi, triliardi di dollari. Qua c'è la traccia dei nostri triliardi e mano a mano andranno a salire. Una cosa che mi è piaciuta tanto è che, sebbene nella prima era questi possono solamente salire, successivamente possono essere anche spesi da noi, quindi i soldi serviranno dopo anche come soldi.
Questa cosa mi è piaciuta veramente tanto perché è molto tematica, il fatto di non solo accumulare le ricchezze, ma anche doverle spendere poi per riuscire ad avvantaggiarci sugli avversari. Molto molto bella questa cosa. Ok, allora, i contratti che dobbiamo andare a, diciamo, a soddisfare nella prima era sono questi. Abbiamo chi riesce a produrre per primo la product session, è una zona in realtà molto molto rara, che secondo me non è così utile, però comunque il primo che riesce a farla, lì sì che ha un'utilità perché ha il bonus di 2 triliardi. Poi riuscire a fare le basi su 3 punti di Lagrange, basi su 3 non punti di Lagrange, prima base su Marte, che è un po' l'obiettivo più ambito, e poi ci sono due avanzamenti genetici. Questa cosa della genetica qui serve solo per il contratto, ma non viene usata. In realtà verrà usata dalla seconda era in poi. Ci sarà questa girata, è la mappa che poi gestisce genetica e progressi avanzati, e si affiancherà alle altre mappe del cosmo, dello spazio. Quindi è molto, molto strutturato questo gioco, fatto molto molto bene. Poi qui abbiamo carte in tre infra slot. Cosa vuol dire? Sono le carte che noi andiamo a piazzare direttamente sulla nostra base, sono carte di infrastruttura, quindi tre upgrade, e poi basi in quattro regioni diverse. Questo perché la mappa, come vedete, è divisa in regioni, questi settori sono tutte regioni. Quindi se uno riesce, il primo che riesce a soddisfare questi contratti prende quei triliardi. La cosa bella che, anzi no, cosa bella niente, il primo che riesce soddisfa il contratto e basta. L'altro giocatore però potrà poi soddisfare quelli delle altre aree. Comunque, poi qua abbiamo la nostra zona, allora abbiamo i nostri quattro cubetti che rappresentano i nostri team o astronavi o quello che volete. Sì, molto astratta questa cosa, mi sarebbe piaciute delle astronavicelle, però vabbè, va bene anche così per carità. E la nostra plancia, la plancettina è veramente piccolina, però ha tutto quello che serve. Qua c'è un resoconto del turno e qua abbiamo quattro slot. Il primo non è modificabile, quello della ricerca, mentre gli altri sono modificabili e sul primo c'è movimento 1, quindi è già un movimento che possiamo avere come bonus. Questi qua li possiamo coprire con delle carte migliori, ovviamente, e in modo tale da avere più azioni durante il nostro turno. Qua sotto ci sono tutte le strutture che per questa era possiamo produrre, sono diverse, abbiamo le raffinerie, spaziaporti, industrie, ricerca, biolaboratori e attrazioni. Poi qua abbiamo invece una piccola rotellina, una tracciatina a rotella che permette di avanzare per quanto riguarda lo sviluppo della genetica e delle scienze avanzate, però questa cosa, ripeto, adesso serve farla, ma per portarci avanti nell'era successiva. Ma diciamo, nel lato pratico non ha dei bonus adesso nella prima era, li avrà dopo. Un'altra cosa carina è questo quadrino che c'è qua sotto, la Legacy Production. Cosa serve questo? Ovviamente per dare un minimo di senso di continuità al gioco, noi una delle fabbriche, la miglior fabbrica che abbiamo, la possiamo prendere, portare qua sopra sulla nostra plancia. E ce la possiamo tenere per tutte le ere, poi ovviamente se ne facciamo altre dopo migliori possiamo sostituire questa con quella migliore che faremo dopo, altrimenti ce la teniamo e serve per quando andiamo a produrre, per produrre di più, produrre più triliardi possibili. Quindi questa cosa, anche questa è molto carina, dà continuità un po' al gioco. Questa è la nostra mano di carte che io tengo scoperta perché tanto siamo da soli al tavolo, se fossimo in multi ognuno si tiene la sua segreta. E partiamo con una carta sola, quindi all'inizio possiamo fare ben poco, possiamo fare una ricerca 2 o movimento di 2, sommando queste due carte. Allora, tutte queste carte, man mano che le giochiamo, le vediamo, comunque sono molto semplici, tutte presentano un tipo di azione e che è colorata anche in modo tale da avere subito un riferimento. Poi possono esserci sotto delle particolarità, tipo questa può essere usata per fare un upgrade della nostra plancia, così da averla sempre disponibile, perché quando le usate poi le scartate. Qua sotto c'è la parte che serve quando gioca il bot. Ok, allora, io ho già settato tutto, non c'è molto da settare in questo gioco, il setup è veramente veloce. Comunque, la prima cosa da fare è piazzare i propri due team sulla propria base, sulla terra, qua. E si parte col gioco. Man mano che faremo le variazioni nel gioco, poi ve le spiegherò nel dettaglio così da non tediarvi ulteriormente.
Ok, quando si gioca col bot, il primo che agisce è proprio lui. Ah, ecco, una cosa molto importante che io adoro in questi giochi sono le schede, le reference hide. Allora, qua ne utilizziamo due. Una è quella del giocatore, questa qua, che da una parte mostra tutte le varie strutture, dove si possono fare, in che era vengono usate, che tipo sono, i requisiti per costruirle e i benefici. È molto molto semplice. Poi, vabbè, qua dice quando è che viene triggerata la fine di un'era. Questa qua è per il gioco in solitaria, questa è per il gioco in multiplayer. Il retro invece mostra la sequenza del turno, molto molto dettagliata, e le variazioni che possiamo compiere. Queste sono un po' le azioni che troviamo sulle carte, quindi ricerca, movimento, esplorazione, costruzione, produzione, genetica, rivelazione. L'upgrade è la mossa di poter piazzare la carta qua. Special, ci sono delle cose speciali che dipendono da carta a carta. E poi stabilire le colonie, che però sono nella terza era e non mi interessa. Questo è il turno del bot, quello che andrà a fare lui. E Age cos'è? Alcune carte hanno un riquadro rosso. Questa cosa è molto interessante perché questi riquadri rossi sono praticamente delle azioni tipo interrupt, interruzioni per chi gioca a Magic o giochi di carte simili. Queste cose qua, vengono effettuate al di fuori delle regole normali, queste mosse, possono essere fa fatte anche nel turno dell'avversario, quindi c'è una certa interazione data da queste mosse, oppure vanno un po' a rompere le regole del gioco base, quindi potete fare anche due azioni per dire in un turno, cose di questo tipo. Quindi è molto molto interessante, questa ce la piazziamo qua come riferimento. In più, giocando con il bot, avete anche quest'altra reference hide sheet, chiamatela come volete, questa scheda di aiuto. Qua abbiamo quello che succede quando lui, il bot, costruisce un certo tipo di struttura. Solitamente lui le strutture le costruisce in qualunque sito, però se quel sito è adatto a quella struttura, allora prende il bonus, altrimenti non lo prende. Voi invece dovete costruire la struttura seguendo esattamente i requisiti di quella struttura. Questo è cosa succede quando ci sono delle carte con il riquadrino Age. Cosa succede per voi quando giocate voi? Cosa succede quando le gioca lui? Lui queste le gioca solo in un determinato punto del flusso di gioco, che poi vedremo quando capiterà. Mentre sul retro, questa è la parte che si vede di più, ci sono in dettaglio le azioni che lui fa in base alla carta che gira. Voi leggete sotto il trafiletto della carta, adesso lo andiamo a vedere, e qua vi spiega cosa fa il bot con quell'azione lì. Ok, quindi il turno del bot si chiama colui che compete contro di voi. Ok, allora si pesca la prima carta e si fa l'azione corrispondente mostrata sotto la carta. Se l'azione non si riesce a svolgere, se ne pesca un'altra. Ecco, premessina piccolissima, questa è la seconda partita che faccio in solitaria, quindi non è che ne ho fatte a centinaia o a decine, e quindi perdonatemi, non è che sono così espertissimo del gioco in solitaria, anche se mi è piaciuto veramente tanto. Ah, un'altra nota, i disegnetti che sono qua, è vero che sono solo a livello estetico, danno un po' più di corpo alla carta, però sono molto molto belli, cioè alcuni di questi disegni sono veramente fantastici per chi ama la scienza. Scienza, fantascienza, la sci-fi. Questi sono alcuni disegni veramente carini, tipo questo motore nucleare. Questo è un Closed Gas Core Nuclear Booster. Alcuni veramente mi sono piaciuti veramente tanto. Ok, chiusa parentesi. Allora, lui non si guarda nulla di tutto ciò, ma si vede qua sotto. Qua l'azione che fa lui è One Discovery e Contract 6. Allora, andiamo a prendere questo sheet di aiuto e andiamo a vedere cosa fa la Discovery. Discovery e Contract è questa parte qua. Quindi, qua dice che se c'è uno o più siti esplorabili che sono occupati da un team suo, allora gli metti il segno di scoperta e vai avanti a svolgere quella cosa. Altrimenti, se non c'è nulla, come adesso, perché siamo all'inizio, non si fa nulla. Poi, contra 6, si va a vedere il contratto numero 6, che è questo qua, contratto numero 6. Allora, il contratto numero 6, cosa dice? Dov'è che è? Ok, se questo contratto non è stato preso da nessuno,
e non c'è nessuno della sua squadra, delle sue squadre lì, ne piazzi una. Quindi praticamente prendo un cubetto suo e lo vado a piazzare sul contratto numero 6. La prossima volta, se succede ancora, lui lo va a soddisfare quel contratto. Ok, se invece c'è il suo team, appunto, si va a togliere il team, torna lì e il contratto se lo pappa lui. Ok, se nessuno di questi due step possono essere fatti, allora scarti la carta e ne pesca un'altra, ma noi abbiamo fatto il step numero 2 e questa l'andiamo a scartare qua. Adesso tocca a noi. Allora, nostro turno, si avanzano nelle stelle, ma questo qua è solo per la parte, per la terza era. E adesso andiamo a fare l'azione. Quindi, adesso questa cosa qua la vedo solo la prima volta, giusto per farvi capire le variazioni che possiamo fare. Allora, le azioni sono queste qua delle carte che vogliamo fare. Quindi, giochiamo un tot numero di carte dalla mano, usiamo quelle che ci sono nelle infrastrutture dell'HQ, oppure giochiamo una carta time che in solo non ci sono, quantomeno senza l'espansione. Ecco, noi stiamo giocando senza l'espansione, altrimenti non avrei questa plancia generica standard, avrei una molto più bella e anche lui potrebbe avere una plancia sua. Ecco, l'espansione aggiunge parecchio, però per queste informazioni andate a vedere il video che ho fatto a riguardo. Poi, allora, si usano i bonus dalle basi delle casse del progresso. Si guarda se i contratti, se abbiamo, siamo riusciti a soddisfare qualche contratto. Poi, qua se usiamo, vabbè, questa si usa solo se, non, se giochiamo in multi, quindi neanche lo andiamo a leggere. Ah, poi c'è il trasporting, questo da non sottovalutare il fatto di poter trasportare i vostri team. Mi raccomando, bisogna ricordarsi, quelli che non hanno fatto nulla possono essere trasportati da un posto all'altro a patto di avere basi e una di queste deve essere per forza uno spazioporto. Poi si scarta la carta e si ripiglia la carta e si, scusate, si scartano eventuali carte giocate, si vanno a riempire i buchi lì e si pescano carte, si pesca una carta dal deck qua se ne abbiamo 4 o meno. Ok, allora adesso noi cosa possiamo fare? Possiamo fare poca roba perché in realtà posso fare due cose, o andare a usare questo come upgrade, quindi azione di upgrade, oppure un'azione di ricerca. Movimento non lo possiamo fare, per quale motivo? Perché, allora, nel movimento le regole sono queste, un punto movimento per decollare, un punto movimento per atterrare. Non ci si può trovare a fine movimento in spazi di spazio vuoto, quindi per forza si parte e si atterra da qualche parte. Scusate il gioco di parole. Però alcuni punti, tipo la Terra, hanno dei malus di gravità. Terra ha gravity più 2. Cosa vuol dire? Che io per partire dalla Terra, solo per partire, spendo 1 per decollare, più 2 siamo a 3. E quindi già movimento 2 a un tutto, non riusciremmo. Poi, nel caso io voglio andare sulla Luna, devo spendere 1 per atterrare, quindi siamo a 4 di movimento. Comunque non vado a fare questa azione, vado a fare una research. Research posso prendere due carte, research perché è due, research due, o da lì, o dall'offerta, o dal nostro deck. Quindi cosa andiamo a prendere di carte? Allora, abbiamo detto che facciamo una research 2 e a me servirà assolutamente movimento e esplorazione. Quindi possiamo prendere questa. E poi anche quella, andiamo a prendere una cosa, sì, anche questa. Tenendo conto che le prime 12 carte sono tutte carte di tipo basico, sono quelle che hanno scritto start, quelle con cui si parte, sono carte meno potenti di quelle che ci saranno dopo. Quindi devo riuscire a far girare molto velocemente questo mazzo per arrivare alle carte più interessanti. Ok, adesso se andiamo a seguire il turno, io l'azione l'ho fatta, contratti non posso chiaramente soddisfare neanche mezzo. Poi non ci sono trasporti perché non ho costruito nessuna base, non posso portare i miei team da nessuna parte. Si va a scartare le carte giocate, ma non ne ho giocate, e si va a rimpinguare qua l'offerta. Quindi pressiamo queste due e siamo ancora nel range delle carte base. Ok, e poi dato che abbiamo meno di 4 carte in mano, peschiamo una carta. Ok. Quindi adesso abbiamo un sacco di carte in movimento che vedremo dopo nel nostro turno. Ora tocca a lui. E i turni qua, una volta che siete bravi, girano velocissimi, eh? Non è un gioco che dura tanto questo.
Allora, lui ha una Lunar LP4. Allora, se andiamo a vedere qua, allora, questa qui è una Sit Action. Quindi, allora, cosa bisogna vedere qua? La situazione, c'è un team non presente là, sì, sulla Grange niente, ah sì, no, questa qua è una Grange Point 4, scusate. Quindi è una Grange Point, sì, e quindi si va a piazzare un suo team sulla Grange Point, l'una alla Grange Point 4, questo, molto semplice. Ok, e lui ha fatto. Tocca a noi, vediamo un po' cosa andiamo a fare. Adesso dobbiamo per forza andare da qualche parte. E io andrei sulla Luna. Mi piacerebbe tanto andare sulla Luna, usando queste tre carte qua. Quindi abbiamo movimento 1. Quando scegliete un tipo di mossa, dovete usare carte solo di quella mossa lì. Che siano qui, sulle infrastrutture o in mano, l'importante è che usate solo quelle. Quindi abbiamo un 1. Poi usiamo questa, movimento 1 siamo a 2, movimento 3, movimento 4. Partiamo, 3 per lasciare la Terra e poi arriviamo sulla Luna con il quarto di atterraggio. La Luna non ha, grazie al cielo, problemi sulla gravità, ovviamente atterrare sulla Luna è molto più semplice e quindi noi, il nostro primo team, lo mandiamo sulla Luna. Queste carte qua vengono scartate, le ho giocate. Ok. E poi andiamo a pescare la carta per rimpinguare la mano, visto che ne abbiamo veramente poche, e ce l'abbiamo qua. E il nostro turno è passato. Ora vediamo cosa fa lui. Allora, lui ha Lunar Lagrange Point 5. Ah, ok, che è l'altro. E quindi va a papparsi anche il Lagrange Point 5. Anche lui, come vedete, è molto rapido. Ok, tocca a me. Adesso io faccio un'azione di esplorazione. Qui posso fare o la move o l'esplorazione, cioè una or molto semplice. Esploro la Luna. Il costo è indicato nel riquadro esplorazione, è 1. Allora, nella prima mappa è tutto, o è 1 o è 2. Di E2 ce ne sono solo 2 di siti là su Marte, quindi non è 1. Prendiamo il nostro Discovery Tile, lo giriamo e lo andiamo a piazzare sulla Luna. E poi prendiamo il nostro team cubetto e lo piazziamo sopra. Vuol dire che abbiamo fatto la claim, preso possesso di questo sito. Questa mossa mi ricorda tantissimo iFrontier 4. Ok, questa cosa ci dà? Allora, questi sono degli elementi esotici. Bisogna guardare le caratteristiche, i numeri indicati in fondo al tile. Quelli sulla sinistra sono quello che prendiamo immediatamente, quello sulla destra sono le caratteristiche. Allora, immediatamente prendiamo un triliardo, quindi avanziamo qua sulla nostra tracciato di un triliardo e poi qua c'è un più 1, vuol dire che questo sito ha produzione 1. Nel caso noi vogliamo fare un'azione di produzione su questo sito, nel caso sia nostro, ci abbiamo fatto sulla base, produciamo 1. 1 cos'è? È un triliardo. Come vedete non è che fa chissà che cosa, però questo sito potrebbe essere molto utile per riuscire a soddisfare quel contratto là. A quel punto i triliardi sono un po' di più, è già meglio la situazione. Ok, quindi abbiamo esplorato, questa carta la scartiamo e peschiamo una carta in più da qua. Tocca a lui, vediamo cosa va a fare. Allora, ha due siti qua, ha un Solar Lagrange Point 2 e un Sud Mars, nel caso lui abbia già il Solar Lagrange Point 2. Meno male che non ce l'ha e così se lo va a pappare. Scusate, controllo solo una cosa rapida. Ok, quando ci sono delle situazioni del genere, carte del genere, si usa sempre una priorità, prima quelle che hanno il team, poi quelle che non poi la seconda, oppure nel caso siano pari, la prima nel caso non ci sia il team. Quindi in questo caso non c'è team da nessuna parte, andiamo a mettere un suo team qua nel Solar Lagrange Point 2. E tocca a me. Allora, a me piacerebbe tanto costruire lì. Quanto costa costruire? Costa questo valore qua. Sulla Luna è B2, quindi ci vuole un valore di build di 2 e noi abbiamo solo uno, quindi non possiamo costruire, anche se mi piacerebbe. Adesso per me ha senso fare una research, dobbiamo acquisire carte il più possibile. Quindi facciamo una research di 2, andiamo così a acchiapparci la build, il cargo pod,
e poi proviamo a prenderci una di queste. Ok, non è malaccio. Poi andiamo a rimpinguare qua, peschiamo la carta perché ne abbiamo 4. Ah, la reserve si può fare solo se avete 7 o meno carte in mano. Cioè, voi di carte ne potete avere quante ne volete in mano, ma la reserve si può fare solo se ne avete 7 o meno. Non c'è un limite di mano in questo gioco. Allora, vediamo che cosa fa. Offer 2-3. Ecco, questa qua è una carta particolare perché va a fargli fare un sacco di punti a lui. Offer 2-3 vuol dire che andiamo a eliminare l'offerta 2 e l'offerta 3, come se le avesse prese lui. Ora, qua ci sono diverse situazioni. Nel caso ci sia un simbolo su questa carta qua, un simbolo particolare, a quel punto lì lui va a fare punti in base al simbolo che trova. Perché lo trova questo simbolo? Un attimo. Sì, qua di solito qua ci potrebbe essere un simbolo di fianco ai numeri. Se queste sono del tipo del simbolo indicato qua, questi simboli qua, a quel punto lì lui fa un triliardo per ogni simbolo che ha beccato. Altrimenti, dato che questo qua mostra il simbolo dell'era, l'era del Mariners in cui siamo adesso, si va a usare questa leggenda qua. Allora, queste qua si scartano, però sono upgrade, lui fa punti con le carte di upgrade. Queste non sono carte di upgrade, quelle di upgrade sono queste qua che si upgradano come infra, quindi lui semplicemente queste qua le butta via e non succede nulla, e vanno a rimpinguarsi. Se ora lui tirasse fuori una carta con age, il quadratino quello rosso, andrebbe a risolvere l'age in questo momento, ma grazie al cielo qua non fa un tubo, quindi ci ha solo seccato due carte. Ok, tocca a noi. Allora, noi dobbiamo costruire lì prima possibile. Abbiamo due build qua, le nostre due cargo pod, e le andiamo a fare. Facciamo una build, quindi build 2 possiamo costruire. Cosa vado a costruire lì? Allora, se vado a costruire la raffineria, questa qua diventa una P2, perché se andiamo a vedere nel nostro foglio, la raffineria, che può essere costruita solo sui siti che hanno l'AP, dà un più 1 a quella P, quindi direbbe un P più 2 e non sarebbe male fare una raffineria lì, considerando poi di in futuro di prenderla e piazzarla nella Legacy Production. Se no, cos'altro possiamo fare? Allora, possiamo fare un laboratorio di ricerca che non hanno prerequisiti, possono essere fatti dovunque, e quando li facciamo possiamo prendere una carta dall'offerta e questo ci dà un bel vantaggio. Potremmo fare l'industria. L'industria cosa fa? L'industria adesso non servono tanto, a parte che va fatto solo. No, l'industria non possiamo farlo perché va fatto solo su siti dove c'è acqua, però se ci fosse stata acqua potevamo farlo e ci va a dare, a raddoppiare i punti di costruzione in quella regione lì, però qua non ci serve a nulla. Questo l'exploiter non possiamo usarlo qua, Biolab solo nei siti che hanno la vita, tracce di vita. E l'attrazione sono nei siti turistici, quindi qua ha senso fare o la raffineria o una ricerca. Vado a fare una ricerca, io una research. Research, così mi vado a pappare una di queste carte. Allora, quale mi pappo? Produci o costruisci? Ah, questa è interessantissima perché ce ne sono pochissime di carte produzione, quindi la prendo prima che lui me la faccia sparire. Vado a prendermi questa. A questo punto scarto le mie carte, queste le ho giocate, e si va a rimpinguare qua. Ora, ecco, vediamo se ho fatto qualcosa qui di contratti, ma no, perché ovviamente non ho. Non ho fatto niente adesso a livello contrattuale. Allora, lui fa luna. Sulla luna però ci sono già io. Allora, quindi cosa fa? Non lo fa. Allora, qua dice che se il sito ha già una mia base, devi risolvere una seat action col più alto, con un sito, diciamo, dove c'è uno di loro con numero più alto. Ok, quindi quello che ha il numero più alto, 5, 6, 4, è questo qua, Solar Lagrange Point 2. A quel punto lì lui va a svolgere l'azione, quella dove è presente il suo team. Quindi vediamo un po', se è un punto di Lagrange, sì, è un punto di Lagrange, rimuovi il team e piazzi una base. Quindi lui rimuove questo team, lo porta qua e va a pescarsi una base, che
che può essere una qualunque. Allora, andiamo a vedere cos'è, è una research, si piazza su una base di ricerca. Allora, cosa succede quando lui piazza la base di ricerca? Andiamo a vedere qua. Allora, ricerca, requisiti niente, quindi ha fatto bene a metterla. Se tu hai più profitto di lui, lui prende un triliardo. Sì, io ho più profitto di lui e quindi lui mi raggiunge, prende un triliardo. Mi raggiunge. Ok, e questa l'ha fatta. Vediamo noi cosa facciamo. Allora, noi facciamo la produzione che ci dà un grossissimo vantaggio ora. Giochiamo questa, produce 1. Allora, cosa fa questa produce 1? Perché 1? 1 vuol dire che produciamo da un solo nostro sito. Se ci fosse 2 potremmo produrre da 2 siti. Quindi questo numero indica il numero da quanti siti noi riusciamo a produrre. Produrre vuol dire prendere tanti triliardi, quant'è il valore di produzione. Se qui avessimo costruito una raffineria ne prendevamo 2, ma avendo solamente il nostro Research Lab ne prendiamo 1 di triliardo. Quindi andiamo a aumentare il nostro simbolino qua. Però giocando questa carta io ho anche soddisfatto uno dei contratti, che è il primo, contratto numero 1 dice essere il primo a aver fatto un'azione di produzione. Quindi io questo qua sposto il token arancione su questo contratto, l'ho fatto io e prendo 2 triliardi aggiuntivi, 1, 2. Ora, non stupitevi se all'inizio prendete pochi triliardi, è normale, nella prima era non ci sono questi guadagni esagerati, ma vi assicuro che questa cosa scala esponenzialmente. Vi troverete nella terza era ad aver anche superato tutto il giro qua dei triliardi, tant'è che nei token qua dietro c'è 50 più, vuol dire che avete fatto praticamente il giro. Quindi scusate, io ero qui, 1, 2, finisco qua a 4 triliardi. Mi piace tanto il flusso di questo gioco, come va a incrementarsi. Ok, noi abbiamo giocato a produzione, via, vediamo quante carte abbiamo in mano, ne abbiamo 3, quindi possiamo pescarne una. Ok, ora tocca a lui. Lui ha un Solar Lagrange Point 5, qua aveva già il suo team, questo si scarta e lui va a pescare una sua base. Ok, l'ho presa, vediamo che cos'è. È un Biolab. Vediamo un po' il Biolab a lui cosa gli fa. Allora, Biolab, ci doveva essere un tile discovery con della vita. E avrebbe preso 2 triliardi. Lì non c'è niente e quindi lui mette lo stesso il Biolab, però non prende niente. Io non avrei potuto mettere il Biolab, solo il bot ha il privilegio di comunque mettere una sua base. Ok, tocca di nuovo a me. Come vedete i turni sono velocissimi. Allora, è molto molto bello questo gioco, e anche da soli secondo me rende veramente bene. Poi immaginate che qua sono solo la prima era, dovete produrre tutto, sviluppare e arrivare fino alla terza era. In più, se avete l'espansione, queste plance sono assolutamente personalizzate, con un focus, con degli obiettivi da perseguire, con delle potenzialità per alcune ere e siete più deboli in altre. E stessa cosa vale per lui. Lui ha delle plance che potete usare per lui, mi pare ce ne siano 4 diverse. E anche lui ha tutte delle caratteristiche particolari. Penso che siano molto più performanti. Ok, allora non ci dilunghiamo, vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, noi dobbiamo arrivare su Marte, c'è poco da fare. E per far ciò sarebbe conveniente costruire uno spazioporto. E vediamo che lui là ha un team qua, la Grange Point. Potrei andare a fregargli quella Grange Point lì, non sarebbe male come cosa. Allora, per mandare il mio team là dovrei spendere 3 per partire dalla Terra, poi 1 per attraversare la zona, questo settore qua terrestre, arrivare nel suo spazio, e un altro per atterrare qui. Quindi in tutto abbiamo 2, 3, 5, 5 di move. E noi volendo ce li abbiamo anche se questa build 2 o l'explorer mi fa un po' brutto. Abbiamo 2, 4 e 5 di move. Ok, facciamola. Facciamo una move di 5, mi gioco. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi 3 parto, 4 e 5 arrivo dove c'è lui. Vediamo se riusciamo a fare un po' di sana concorrenza. Queste si scartano e ne pesco una. Ora speriamo che lui non inneschi proprio quella. Allora, offerta 1, 3.
Quindi lui va a prendersi la 1 e la 3. E cosa succede? Questa qua è un upgrade. Upgrade verde, lui prende un triliardo. L'altra no, non ha niente, nessun upgrade e quindi va a scartare. Poi si va a pescare prima questa. Questa ha un'azione, ecco, questa qua è un'azione speciale, queste qua in grigio, che si possono usare al posto della mossa. E poi qua. Che bella questa, molto bella questa qua. Ok, tocca a me. Io adesso devo esplorare. Qua si può esplorare. Ah no, qua si può solo costruire. Io dovrei costruire ah, guardate che bello, lo faccio. Faccio una build 2 grazie all'heavy lifter. Questo è il trasporto pesante, bellissimo. Con la build 2, dato che qua è B2, costruisco uno spazioportoli. Allora, costruendo lo spazioporto, il suo cubetto viene obliterato, viene tolto. In multiplayer è diversa la cosa, non avrei tolto il cubetto, ma in singolo sì, non ha senso che lui rimanga lì. Ok, e basta, direi. Faccio una build, ho costruito quello e pesco una carta. Mi sta andando anche abbastanza bene questa partita. Luna, ok, Luna non può fare un tubo perché non ci sono già io con la mia base e quindi cosa dice la regola qui? Se ci sono già io e non c'è nessun altro sito dove lui possa andare, mi pare che ripesca la carta. Sì, infatti ripesca una carta e questa Luna qua lui non se ne fa un tubo. Ok. Allora, offerta 2-4, quindi lui distrugge questa e questa. Questa può essere upgradata e prende un triliardo. Ok, abbiamo questa e quest'altra. Lui ci sta macinando il mazzo e questa cosa non è positiva per noi, ovviamente. Ok, adesso noi da là possiamo cercare di partire per zone più interessanti, tipo quella di Marte. Questo spazioporto ci dà un bonus di più 2 di movimento. Allora, per arrivare su Marte, noi dobbiamo fare da qua 1 per partire, 2 per arrivare in questa zona qua, 2, 3, 5, 5 più 2 per atterrare su Marte perché Marte ha un gravity più 1, quindi ci vogliono 7 punti di movimento e noi ora ne possiamo produrre uno solo, 7 punti è tanta roba. Avessi la carta Jolly, quella del time, che se però non si usa in single ce la farei. Allora, facciamo una research. Noi abbiamo bisogno di veramente un sacco di movimento qua. Qui ce ne abbiamo tre buone di movimento. Questa, tra l'altro, la possiamo upgradare e quindi la andiamo a prendere perché è un upgrade della nostra base, lo dobbiamo andare a fare per forza. Poi avremo questa, la build ce l'abbiamo. Questa qua c'è una carta speciale, piazza in capita. Ah, bellissima. Andiamo a prenderci anche questa che potrebbe essere utile. Poi rimpinghiamo l'offerta. Vediamo se non abbiamo 5 carte, ne abbiamo 4, quindi ne possiamo pescare una. Ok. Turno finisce. Lui cosa fa? One discovery e contract. Allora, quindi fa questa qua che aveva fatto all'inizio. Lui non ha team in giro, quindi la prima non la può fare. Contratti. Il contract è il 6 e il 6 aveva già qualcuno sul contract 6. Quindi a questo punto lui fa la contract 6, senza aver fatto un tubo, gli regaliamo il contratto numero 6. Sì, quindi non scopre un tubo, questo si toglie ma lo prende lui. È un po' sgravo, lui lo è, e ci supera perché prende 2 triliardi. Ok. Tocca a noi. Ah, noi la cosa si fa interessante. Comunque vi dico, quando si gioca in multi, questo gioco già così solo è bello, ma in multi è ancora più bello, vi verranno i nervi con i vostri amici o giocatori al tavolo, perché quando vi fregheranno i siti vi verrà un nervoso incredibile. Allora, dobbiamo fare, abbiamo detto, dobbiamo generare abbastanza move, ma non ce la facciamo con metodi normali. Allora, facciamo un'opzione di upgrade. Questa è veramente molto bella, possiamo usarla come upgrade as infra sta per infrastruttura, quindi la andiamo a piazzare qua. Il Solid Nuclear Drive,
Belli, belli. Andiamo a piazzare lì, non possiamo fare nient'altro, però peschiamo una carta, poi ne abbiamo 4. Vediamo lui cosa fa. Offerta 3-4. Lui va a seccare queste due. Allora, questa, ancora quella di standard, può essere upgradata come infra, guadagna un triliardo. Va a 6. Ci sta staccando. Oh, è arrivata la Age. Questa va risolta subito. Allora, vediamo come va risolta la Age. Ah, la Age va risolta da lui qua, viene rivelata durante l'offer action. Allora, questa è una Age di che tipo? Di tipo salvage. Quindi si va a vedere tipo salvage, che è l'ultimo, questo qua. The competition gain 1 triliardo per ogni Age carta rimossa dall'offerta in queste azioni di competizione, inclusa questa carta. Quindi lui 1 triliardo se lo becca, ma è stata rimossa solo questa. A meno che questa non è un'altra Age, andiamo a vedere, sì, è un'altra Age, quindi lui 2 triliardi si becca, ma che fortuna che ha. Perché la Age, una volta scoperta, viene rimossa. Allora, ne gioca un'altra qua, che è l'Intercept. Ah, lui potrebbe anche rompervi le scatole direttamente a voi con tramite queste cose. Ok, lui fa un altro turno dopo questo. Gli è andata veramente bene, cioè ha proprio rotto le scatole. Questa si va a togliere e ci sta mangiando il mazzo come niente. Quindi fa un altro turno. Allora, Solar Lagrange Point 4. Chi ce l'ha? Ce l'ho io. Quindi niente, allora Solar Lagrange Point 5. Chi ce l'ha? Ce l'ha lui. Quindi niente, questa qua non può farci niente, andiamo a pescare un'altra. Offerta 1, 2, 3, 4. Ora questa qua ha il simbolino, quindi questa volta non userà più questi punteggi qua, ma bisogna vedere se riesce a tirar via carte che hanno questo tipo di simbolo, che è quello della build. E dato che è veramente bella questa build qua. Allora, offerta 1, 3 e 4. Dato che ce n'è una che ha quel simbolo lì, lui prende un triliardo per quella lì. E ci ha seccato via tre carte. Mannaggia lui. No, una Age. Porca miseria. Allora, quella che Age è hijack. No, hack. Allora, scarta tutte le carte ricerca dalla tua mano e dai box offerta e riempi. No, questa qua è bruttissima. No, cos'è sta roba brutta? Allora. Le carte ricerca io non ne ho di research. Ok, ah no, però non ce ne sono. End offer box. Ok, quindi la research, questa qua si scarta, si scartava già. La carta normale, spero anche siano normali. Sì, meno male. Ok, tocca a noi finalmente. Tutto maledetto. Allora, vediamo se riusciamo a generare abbastanza move da arrivare sulla luna. Noi di move ne avremmo 2, 4, 5, no, non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Io devo arrivare là su Marte. Oppure giocarmi questa, ma mi brucierei una move. Ora, qui iniziano a farsi delle scelte un po' difficili, perché io sì, potrei fare una research e prendermi le carte, ma mi prosciugo sempre di più il mazzo comunque. Allora, vediamo un po'. Lui è difficile che lo prendo. E devo andare su Marte ad ogni costo. Questa se la usassi in quel modo lì mi frego una 2. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Faccio una research. Posso farla perché ho 1, 2, 3, 4, 5 carte, non ne ho 7, quindi prendo questa sicuro e poi ne prendo una da qua. Resource genetic. Niente. E non pesco nulla perché ovviamente ne ho più di 4. Ma vediamo lui cosa fa. Solar Lagrange Point 4. Niente, non può fare nulla perché ci sono io. Solar Lagrange Point 2. O Nord Mars, ecco qua siamo fregati. La Grange Point 2 lui ha già la base, allora va a Marte Nord. Ma che bello, bello, senza sforzo si ritrova a Marte Nord. Ok, tocca a me.
Allora, cosa possiamo fare qua? La search adesso, la move forse ce l'abbiamo per arrivare su Marte, perché abbiamo 2, 4, 6, 7. Allora, noi dobbiamo arrivare là, poi vabbè, 2 ce l'abbiamo gratis, quindi 1 di decollo e 2 e siamo, abbiamo consumato quello dello spaziaporto. Poi abbiamo un 3 e 4, 5 per atterrare. Quindi basta un 5 a dire la verità. Basta un 5 e uso questa. Quindi mi gioco una move 5 e arriviamo su Marte. Ora, Marte ha due siti, Marte Nord e Marte Sud. Se attracco a sud sono più tranquillo di poter fare io dopo le cose, ma se attracco a nord gli vado a rompere anche le scatole a lui, che forse è meglio. Quindi vado giù anch'io su Marte Nord. Ok. Poi che altro potrei fare? No, nulla che posso fare, un tubo. Quindi niente, queste me le sono giocate. Spero di fare almeno di durare almeno altri 2 turni. Non pesco nulla. Vediamo lui cosa fa. Offerta 1-4. 1-4 vanno via. E non prende nulla per queste qua perché nessuna è upgrade. Ah, porca miseria, una Age sabotaggio. Una Age sabotaggio, queste qua ti spaccano le Age. Scegli uno dei tuoi team su un sito senza una base, se c'è, e mettilo su un sito con una delle tue basi. Porca miseria, mi ha fregato Marte, no, ma che sfiga. E niente, per forza questo che non ha la base, devo metterlo su un sito con una tua base e ritorno qua allo spaziaporto, ma che bastardo. No, non ci credo. Questa va scartata. Niente, non, e poi c'è anche questa. Poach. Vediamo Poach cosa fa. Allora, scegli e scarta metà delle carte nella tua mano. Arrotondate per difetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne scartiamo 3. Allora, questa non dovrebbe servirci. Qua ne abbiamo 2, via. E via anche questa. 3 carte, scartiamo. Come vedete, anche se era partito non tanto con sprint, scusate, questa va qua, ci ha praticamente fatto le chiappe a strisce. Ok, e adesso tocca a noi. Ci ha fregato perché ci ha buttato indietro, cioè ci ha buttato indietro di brutto. Ah, ma io prima mi sono, scusate, mi sono tolto via la mia move qua che avevo, e questo è stato un errore mio, scusate, mi sono confuso. Era questa, la move 2 o explore 1 era qua, non vanno scartate le infra quando le usate, l'ho buttata via ma non avrei dovuto farlo. Allora, dicevamo che per arrivare su Marte ci vuole una 5, questa mi sarebbe piaciuta prima ma vabbè, rifacciamo, rigioco la move 2 che va combinata con queste 5 e ritorno su Marte e ritorniamo a nord di Marte, cacchio non gli arriverà un'altra e poi dato che non ho carte me pesco una. Vediamo lui cosa fa. Offerta 3-4. Offerta 3-4. Ah, scusate, offerta 3-4. Questa qua è una infra, quindi lui prende un triliardo. Basta, Age. Ok, forse riusciamo a fare qualcosina, ma non lo becchiamo di certo. Allora, e lì facciamo un'esplorazione. Per esplorare su Marte il valore di esplorazione è 2. Quindi mi gioco l'explore sull'infra e poi l'explore questa qua. Quindi esploro 2, posso esplorare Marte. Prendiamo la tessera 2, la mettiamo su Marte, abbiamo trovato l'exomicrobi che danno 2 triliardi, 1, 2 subito, e hanno produzione 1. E il mio cubetto va qua sopra. Ok. Poi pesco una carta e qua la partita sta per finire. Allora, lui ha un Solar, la Grandspan 5 o LP4? La 5 ce l'ha, LP4 è mio, quindi questa qua non fa un tubo. Ne pesco un'altra. One Discovery e One Contract. Allora, la Discovery è Contract 1. La Discovery non fa un tubo perché grazie al cielo ho scoperto io, però va a mettere un cubetto sul Contract 1. Ah no, il Contract 1 non lo può fare, quindi niente, ne pesco un'altra perché non può fare né una né l'altra.
North Mars o South Mars? Questa qua la può fare. Allora, vediamo un po'. Mi pare che va a South Mars perché là a North Mars c'è già gente, quindi. Allora, mi frega di brutto. Allora, lui costruisce, grazie a questa carta, costruisce una base a Marte Nord. Ora, cosa succede? Questa cosa la possiamo fare anche noi in multi, anche se il sito è mio, lui comunque può costruire la base. Questa cosa si fa anche in multiplayer. Il fatto è che, dato che il sito è mio, lui a me mi dà una specie di royalty di 2 triliardi, perché il sito era mio, quindi 1, 2 triliardi li dà a me. Però in ogni caso lui se ne va e costruisce una base su Marte Nord. E così mi frega di brutto. Allora, lui ha fatto un biolab, tra l'altro ha anche matchato qua, cioè veramente ha fatto una combo di quelle Brutalus. Allora, il Biolab, il tile ha la vita, perché è questo simbolo verde qua, e quindi lui prende 2 triliardi, 1, 2. Ma non solo, dato che è riuscito a fare la prima base su Marte, questa, lui si becca altri 3 triliardi, 1, 2, 3, e va a 15 triliardi. Ok, poi, allora, vediamo se ha fatto qualche altra cosa. 3 Lagrange base non le ha fatte, anche se poco ci è mancato. 3 non Lagrange base le ha fatte, 1, 2 e 3. Quindi lui ha fatto anche questa, 2 triliardi, 1, 2. Poi, Genetic Cube, niente. Questa se l'è fatta in automatico. Base in 4 regioni, niente. E niente, ci ha obliterato praticamente. Ok, tocca a noi, ma possiamo fare ben poco, perché adesso questo cubetto qua dovremmo portarlo dall'altra parte con una move 3, ma abbiamo finito praticamente. Sì, posso fare una move 3, vado a Marte Sud e sto lì. Move 3 ce l'ho già qua, nell'infra, quindi non devo fare neanche nulla. Pesco l'ultima carta, pescando l'ultima carta si trigger alla fine dell'era, c'è cioè un ultimo turno per tutte e due. Lui fa un Solar, Lagrange Point 1, quindi lui manda qua un team addirittura. E l'ultimo turno mio, io che faccio? Posso fare un Exploration di 2 lì sopra. Qualunque carta va bene, tanto voglio dire, è finita. Exploration di 1 più 1, 2 e andiamo a esplorare cosa c'è lì. Lì abbiamo questa, elementi esotici, questi qua sono 2 triliardi, 1, 2, produzione 1 e base più 1, questo qua incrementa il costo della base da poter fare sopra lì. Ora, l'era è finita, non è in teoria finita la partita, anche se per questo video finiamo qua. Voi potete giocarvi le partite come volete, giocarvi una singola era, anche partire dalle altre ere, quindi dalla seconda o dalla terza era, non dovete per forza partire da questa. Questa è la più semplice, vi insegna a giocare. A livello strategico, anche se noi siamo sotto di punti, non siamo così tanto sotto, perché noi siamo a 10, lui a 17, sono 7 triliardi, siamo ancora in tempo per recuperarli. Noi qua dobbiamo imbastire, diciamo, la nostra struttura in modo tale da poterli recuperare. In quell'ottica io qua avrei potuto cercare o di prendere il primary là in alto, volendo, ma non avevo mi pare movimento abbastanza, o fare altre cose più indicate per darmi magari più potenza nel prossimo era, ovvero questa carta qui, adesso ho usato questa explore qua e la andiamo a scartare. Però avrei potuto usare questa o questa per fare un upgrade del mio slot qua, o anche la Move 3. Questo perché gli slot che avete upgradato sono permanenti, quindi io tutta la roba che ho qui, io me la porto nella prossima era. E questo mi dà un vantaggio in più. Se ho costruito un HQ, quartier generale, bene, meglio del mio avversario, parto meglio. Quindi mi avrebbe dato più vantaggio andare a fare gli upgrade di questi slot più che andare a fare quell'exploration lì adesso. È una cosa che penso io, per carità, poi magari mi sbaglio, però io avrei fatto di più una cosa di questo tipo. Nella prossima era non è detto che lui sia così funzionante, cioè io potrei anche riuscire a raggiungerlo, non lo so. Sta di fatto che vabbè, l'avversario ovviamente è molto performante perché se voi siete molto smart, ovviamente trovate il modo per riuscire a stargli dietro, eh? Non è impossibile, però è comunque difficile. Ciò rende il gioco anche, gli dà un po' di mordente.
Detto questo, allora, noi la chiudiamo qui e lì ha vinto lui, c'è poco da fare. Però, se volessi continuare, cosa faccio? Vado a prendermi uno dei miei siti che producono, e l'unico che produce è questo, e me lo vado a piazzare qua nel Legacy Production, con anche la base che c'è sopra. Tutte le volte che andrò a fare un'azione di produzione, questo ve lo faccio vedere meglio magari, un'azione di produzione, io posso considerare anche lui come azione di produzione. Certo, non è il massimo portarsi questo tipo di sito, sarebbe stato meglio con una raffineria sopra, ma questo abbiamo. Poi, tutte le carte di questa era vanno buttate via, si va a prendere il mazzo dell'era successiva, anche lui sostituisce il mazzo con quello dell'era successiva per il suo gioco, per quanto riguarda il suo gioco, va cambiata questa mappa, vanno cambiate tutte le discovery, vanno recuperati i team, ma non è detto che nella prossima era ne avete due, potreste averne anche di più di team, perché in tutto se avete fino a 4 team. Anche se due, devo dire la verità, bastano, avanzano. Questa mappa si gira, diventa un'altra cosa, ci mettono altre carte che non avete visto in questo video. Si piazza la mappa, quella nuova, che è molto, secondo me è anche molto più bella, tra l'altro quella dell'era centrale è la più bella di tutte, con molti più siti, molta più ricerca. E i contratti, importante, questa rimane identica, ovviamente si prosegue con i triliardi da guadagnare, ma anche i contratti rimangono allo stesso modo. Voi potete, se un contratto è già stato soddisfatto, quando si soddisfa il successivo, sempre di quella linea, si vanno a prendere i triliardi del successivo. Se invece, una cosa interessante, uno di questi contratti, tipo questo, il contratto numero 2, non è stato soddisfatto, voi potete soddisfare il successivo, tipo costruire, tre basi, asteroidi, sugli asteroidi. A quel punto prendete sia il valore di quel contratto, sia quello che non è stato soddisfatto in questa era. Quindi in questo caso, questi contratti valgono di più. Questo andrebbe a valere 5. Stessa cosa per il contratto numero 5, non si può più soddisfare il contratto dell'era, questa qua dei Mariners, ma nell'era dei Planeteer, la seconda si chiama così, qua dice tre basi in qualsiasi regione, in una singola regione, andrei a prendere 3 triliardi più i due che avrei preso in questa era. Quindi c'è anche un po' di strategia nei contratti da andare a fare, cioè ovviamente stando indietro a punti, io mi concentrerei sui contratti, quelli che nessuno è riuscito a sviluppare, a soddisfare in questa era, in modo tale da prendere delle ricompense praticamente doppie. Ok, questo qui secondo me è un gioco veramente molto molto interessante. Ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto, e nel caso vi sia piaciuto, ne volete altro, potrei fare una partita dove vado a continuare anche sulle ere successive. Ovviamente dovremmo stare intorno a un paio d'orette in tutto fino alla terza era, vedremo, non lo so. Però fatemelo sapere, e per ora è tutto, mi raccomando, lasciatemi un like o scrivetevi al sito se non siete iscritti, iscrivetevi ragazzi, che vi faccio vedere tutte queste cose bellissime. Tra l'altro in arrivo un sacco di prodotti belli, belli, belli. E ci vediamo sul prossimo video. Ciao a tutti da Borghese dintorni.